Presentiamo in anteprima la XM1, che è l'ultima nata di Fujifilm. Questa macchina, per gli utenti che già conoscono i prodotti Fujifilm, sarà molto facile da ricordare nelle sue caratteristiche perché praticamente è identica nel cuore a X-Pro 1 ed X-E1. Perciò la macchina a livello qualitativo fa le stesse foto che si possono fare con X-Pro 1 e X-E1. Dov'è la differenza? Sostanzialmente la macchina risulta più compatta, perde il mirino elettronico, non ha più un mirino elettronico come la X-E1, ma ha aggiunto un LCD basculante che ci permette appunto di fare delle foto in maniera più comoda. Ecco, questo diventa il nostro occhio, no? Nei confronti del mondo. E quest'occhio deve essere chiaramente il più performante possibile. LCD da 3 pollici, 920.000 pixel, perciò un LCD diciamo anche migliore rispetto a quello di X-E1. Abbiamo il nostro flash pop-up che ci permette perciò di poter scattare tranquillamente in alcune occasioni quando abbiamo necessità di un piccolo flash. La possibilità di montare una slitta, abbiamo la slitta per montare dei flash aggiuntivi. E altra novità sono queste due ghiere posizionate in questa maniera per fare in modo che i tempi e i diaframmi possano essere regolati semplicemente anche tenendo soltanto la macchina con una mano, la possibilità di muovere col pollice tutte e due le ghiere. Diciamo che la macchina in alcuni aspetti si avvicina a quelle che sono le macchine più compatte, nel senso che abbiamo la possibilità di utilizzare in maniera molto semplice degli automatismi che mi tolgono dagli impicci, ma posso completamente usare la macchina in manuale, sia a livello di tempi di diaframmi, sia di messa a fuoco. Il sensore, ed è qui la cosa importante da ricordare, per chi conosce già X-Pro 1 e X-E1, sensore X-Trans CMOS, con l'eliminazione del filtro passabasso, proprio perché su queste macchine l'X-Trans CMOS, che ormai è diventato famoso, visto che è presente nel mercato da diverso tempo, garantisce una qualità incredibile, grazie all'eliminazione di questo filtro passabasso. ISO, a ISO altissimi lavora in maniera incredibile e è stato molto apprezzato anche per gli incarnati, perciò per quella capacità di ridare le perfette tonalità della pelle nella riproduzione fotografica. La macchina, oltre ha la possibilità di utilizzare chiaramente tutte le ottiche X presenti in questo momento sul mercato, perciò qualsiasi ottica, anche di fascia più alta, che fino ad oggi erano soltanto ottiche per X-Pro 1, X-E1, possono essere montati tranquillamente su questo corpo. Altra cosa molto importante è che in questa famiglia di X-Series e perciò anche in questa XM1 abbiamo voluto mettere tutte quelle cose che sono veramente piaciute tanto agli utilizzatori di X-E1 e X-Pro 1. Una tra queste è il bottone Q che rimane e questo è molto importante perché i nostri clienti vogliono veramente semplicità di intervento nelle principali funzioni, semplicemente schiacciando questo bottone. Il bottone Q che fa proprio da ingresso, diciamo, in quelle che sono le funzioni principali. Semplicemente poi con la rotella posso andare a modificare, con questa ghiera posizionata in questa posizione, posso andare a modificare tutto. Ecco, questa è una cosa importante perché chi utilizza X-Pro 1 o X-E1 deve trovare lo stesso family feeling all'interno di questo prodotto. La macchina potrà essere acquistata sia in colore silver sia in colore nero e la possibilità anche di acquisto con un kit con un'ottica 16-50 o singolarmente diciamo soltanto il corpo. I prezzi, il kit 799 euro mentre il corpo macchina 679 euro.